Dopo aver sconfitto gli Elvezzi di Orgetorige e gli Svevi di Ariovisto nel 58 a.C. e i Belgi nel 57 a.C., Cesare completa la conquista della Gallia sottomettendo Veneti e Aquitani nel 56 a.C., come racconta lui stesso nel terzo libro del De Bello Gallico. Un'impresa non facile all'inizio, perché i Veneti, popoli costieri della Gallia nord-occidentale, sono particolarmente agguerriti e decisi a non piegarsi ai Romani, tant'è che nel tentativo di resistere alla conquista vogliono formare una coalizione con altri popoli e far venire aiuti anche dalla Britannia. Per impedire questa alleanza, Cesare decide di dividere l'esercito e di distribuire le legioni sul territorio nelle zone strategicamente più importanti. Invia Labieno, con la cavalleria, nel territorio dei Treveri, vicino al fiume Reno, con l'incarico di tenere a bada Belgi e Remi e di opporsi ai Germani. Invia l'altro luogotenente, Publio Crasso, con 12 coorti e una numerosa scorta di cavalleria in Aquitania per impedire che dall'Aquitania vengano inviati aiuti ai Veneti in Gallia. Manda un terzo luogotenente, Quinto Titurio Sabino, con 3 legioni a controllare i Venelli, i Coriosoliti e i Lexovi, tribù galliche stanziate nel nord della Gallia, davanti alle coste della Britannia. Al giovane luogotenente Decimo Bruto, Cesare affida il comando della flotta e delle navi che gli erano state fornite, su sua richiesta, dai Pictoni e dai Santoni, popoli stanziati nella Gallia nord-occidentale. Cesare stesso poi si dirige verso la regione dei Veneti con le milizie terrestri.